genio, tu rimani con noi. E da lì ha iniziato la carriera cinematografica. Voi sapete chi era la Mercader, famosa attrice, ma era anche la sorella del sicario di Trotsky a Città del Messico. Il Nereo Bertuzzi è quello che morirà insieme a Enrico Mattei nell'aereo. Benzù, zio, benzù! È lo zio di Tita Benzi. Amarcord è una storia realmente accaduta e realmente raccontata. Quo Vadis. Quo Vadis è stato per mio babbo forse l'opera più impegnativa e più grande. Si parlava 20 anni fa del grande orecchio, Echelon. In questi 3 film, che sono i primi film fatti in Italia con capitali stranieri, non ci sono gli americani. La cinematografia a Roma, già durante il ventennio, è una grandissima industria. Era matto, Mussolini, Vittorio, Romano erano matti di stalle olio. Cosa voleva dire la cinematografia quando non c'era internet? L'accordo con la mafia americana che gli americani ebbero per lo sbarco in Sicilia. Questo giro del mondo in locandine e in varie lingue, con la grande distribuzione che ha avuto il film all'epoca, ha fatto conoscere la Repubblica di San Marino. Fiera Magica arriva seconda al Festival di Berlino del 59. Mio babbo si fa presentare l'unico che ha un arsenale in Italia. Lui, Junio Valerio Borghese. Il riconoscimento americano al lavoro svolto. E questo doveva essere il viatico per andare a lavorare a Hollywood. Mio babbo al centro, Marvelli, Federico Fellini.